Un collega. Ma che collega? Ma che fa? È un ladro, non vede che sta aprendo lì? Chiami l'età della pietra per l'età del ferro. Ma no, Angela, chiami la... Cosa fa? Angela! Ma guardi, non entri dentro. Il controllo del fuoco segnò una svolta fondamentale nell'era preistorica. Infatti, 4 milioni di anni fa... Angela, ma si rende conto che è entrato dentro una gioielleria, ha scassinato? Angela, scusate, è impazzito. No, non è una musica tribale quella che sta sentendo. No, scusate, chiamate qua. Io non... Cioè, veramente, c'è l'allarme, arriva la polizia. Vabbè, a forza di scavare, allora c'ha ragione Fulvia, si è bevuto il cervello, scusate. No, Angela la pre... Guardi, c'è un brutto spettacolo, se la vedesse suo padre. Faccia, ecco, bravo, chiami la polizia. Che fa? Interessante, non trovate? Ma no! Oh! Oh, cosa, Angela? Darwin aveva proprio ragione. No. Ecco. Cos'è? L'anello di congiunzione tra l'uomo e la scimmia. No, lo rimetta a posto e venga via da Grazie lì! Grazie al carbonio 14 è possibile effettuare la datazione dei reperti. Questo fossile, ad esempio, risale a... 1.800.000 anni fa. È il prezzo. Quest'altro, ma guardi, ma soltanto a 300.000. Sì, costano così. No, che fa? Angela, che fa? Rimette a posto, ma che si prende tutti i gioielli? Angela! Come potete vedere, studiando la preistoria, abbiamo messo insieme un bel bagaglio culturale. Ma no, guardi! Attenzione, ecco. Se ora avete la pazienza di seguirmi... No, mi sa che è lei che deve seguir loro, guardi. La storia... Voglio raccontarvi quella vecchia barzelletta preistorica che dice: sapete perché gli Homo sapiens vanno sempre in giro in due? Perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere. Non c'è niente da ridere, Angela. Lei è una gran brutta situazione. Le prime orme di ominidi vennero rinvenute nel parco di Serengeti, in Tanzania. Vedete, qui, e anche qui, ce ne sono dappertutto. Continui così. Ma quanto che camminavano questi ominidi. Sì. Guardi, la io... comparsa dell'Homo sapiens avvenne 733.022 anni e 4 mesi fa. Come vedete da queste foto, aveva una fronte molto spaziosa, segno di grande intelligenza, lo sguardo fiero e una bocca in grado di sciorinare una cultura spaventosa. Sì. Ora l'Homo sapiens è scomparso. No, è in galera. L'uomo di Neanderthal viveva in caverne come queste, dove trascorreva intere giornate a fare iscrizioni rupestri. Sì, graffiti. Come questa rozza raffigurazione di un gigantesco mammut. No. O forse solo una parte di esso. Probabilmente una proboscide. No, direi proprio di no. Direi proprio di no, Angela. Scusi. Sicuramente un femore. Vabbè. Angela, scusi, io scusate. Se avete la pazienza di aspettarmi 6 mesi con la condizionale, non credo. Voglio condurvi verso nuove e fantastiche avventure. No, scusa, chiamate l'avvocato della Rai.